Sempre deciso ad andare in paese, dottore. Vede, questo è il benvenuto di Kermigan. C'è la morte qui. Le mie 50 corone, dottore, mi scusi, ma io non posso andare più avanti. Mi dispiace, ma ho troppa paura. L'ho accompagnata fin qui perché avevo bisogno di denaro. La locanda è più avanti, dietro quell'arco. Non le sarà difficile trovarla. Basta chiedere, è l'unica del paese. Vede, questo è un posto maledetto, dimenticato da Dio. Da queste parti non viene mai nessuno. Torni indietro, dottore, prima che sia troppo tardi. Ah, avanti. Dirmi dov'è. Eccola, Ella.
Cerco il commissario. Il commissario Kruger. Lei è il medico legale, vero? Non ci sono mai piaciuti i medici in questo paese. Silenzio! Dottor Esway? Sì. Venga. Venga, il commissario la sta aspettando. Le ho detto che non so niente di Irina Hollander, non la conoscevo, commissario. Anche tu non sai niente, non hai visto e non hai sentito niente, vero? Avete tutti la stessa risposta. Guarda che io non mi lascio prendere in giro. Perché questa omertà? Cos'è che vi lega la lingua? Paura forse? Paura di che? Dimmi, di che? Un amuleto. Un amuleto. Ecco che cosa vi impedisce di parlare. La superstizione, l'ignoranza. Ma vi costringerò con la forza a dire ugualmente quanto sapete su Irina Hollander. Vedrete! Ce l'ha fatta, Esway. Cominciavo a stare in pensiero per lei. Sono partito subito, ma non è stato facile arrivare, commissario Kruger. Siamo isolati dal mondo. Non ci viene mai nessuno qui. Il signor Kerley, il borgomastro. Andate, ma aspettate di sotto con gli altri. È qui da molto, commissario. Sono arrivato l'altro ieri. L'ho mandata a chiamare per una faccenda molto grave. Legga questa lettera. È di una certa Irina Hollander, una ragazza che lavorava come cameriera alla villa del paese, la villa della baronessa Grabs. Non resisto più. Ho deciso di parlare, di rompere il cerchio di morte che mi opprime. Venite presto. Questa volta sento che tocca a me. Irina Hollander. Quella lettera è arrivata alla polizia e sono venuto qui a controllare cosa ci fosse di vero. Ma quella ragazza purtroppo era già morta, dilaniata dalle punte di un cancello. Omicidio. Non lo so ancora. Vogliono farmi credere a una disgrazia. Ma questa lettera fa pensare a tutt'altra cosa. Comunque sarà lei a stabilirlo, dottore. Deve procedere all'autopsia. Borgomastro, riprenderemo dopo l'interrogatorio. Nessuno deve andar via. Ha già scoperto qualcosa, commissario. Sto urtando contro un muro di silenzio. Hanno paura di tutto. Hanno paura della mia inchiesta, come se fossero terrorizzati da qualcosa. D'altra parte bisogna comprendere la loro diffidenza verso gli estranei. Senza dubbio lei è il primo rappresentante della giustizia che sia arrivato fin qui. La loro unica legge è la superstizione. Poco fa stavano portando una bara al cinema. Una bara? Quando? Mentre arrivavo. Credo di capire. Vogliono impedirci di fare l'autopsia al cadavere di Irina Hollander. Venga, dottore, presto. Rufus, Hans, fermatevi! Cosa state facendo? Chi vi ha detto di seppellirla? Non sono stato chiaro? Il dottore è venuto qui apposta per fare prima l'autopsia. I morti non si toccano, è contro natura. Portatela nella camera mortuaria. Quando può cominciare, dottore? Anche subito, ma lei sa che occorre un testimone qualificato, c'è una prassi da rispettare. Vi ho detto di portare la salma dentro, e subito. Per il testimone stia tranquillo, le manderò... Commissario! Commissario, mi manda il borgomastro. La prega di tornare alla locanda. Non è riuscito a trattenere gli uomini che lei voleva interrogare. Dice che le vuol parlare subito. Va bene, vengo. Può procedere, dottore. Appena finito non mi raggiunga. D'accordo. Signor Kerr. Signor Kerr. Perché se ne sono andati via tutti? Mi dispiace. Non ho potuto farci niente. Ho cercato di trattenerli per l'interrogatorio. Ma quando hanno saputo che andavate al cimitero, sono scappati. Evidentemente lei non ha molta autorità su questa gente. No, non è questione di autorità.
Commissario, la prego. Faccia sospendere quell'autopsia. Anche lei, Carl. Mi dia ascolto, non deve far toccare il corpo di Irina Hollander. Speravo che volesse collaborare con me, ma ormai vedo che lei è d'accordo con gli altri per nascondermi la verità. No! No, commissario. L'ho fatta chiamare per spiegarle che se il paese non parla, non è per coprire qualcuno. Ma è per paura. E non ho vergogna a confessarle che anch'io ho paura di ciò che mi può accadere se le rivelerò il segreto di Villa Crabbs. Villa Crabbs? Sembra una storia impossibile. Al di fuori delle leggi naturali, le sarà difficile credermi. Ma la morte di Irina Hollander non è dovuta a disgrazia, né a omicidio. Il dottor Essway? Sono Monica Shupton. Il commissario mi ha chiesto di assisterla. Veramente mi serviva un medico. Sono studentessa di scienze a Göteborg. L'unica di qui che le possa essere utile. Lei è del paese? Sì, ci sono nata. Ma ne manco da quando avevo un anno. Sono arrivata proprio il giorno in cui è morta questa ragazza. Ha mai assistito a un'autopsia? No, mai. Incredibile. Le hanno introdotto una moneta nel cuore. Proprio come dice la leggenda. È un'antica leggenda che si tramanda da secoli in questi luoghi. Solo una moneta nel cuore può dare la pace a coloro che hanno finito l'esistenza con morte violenta.
Malgrado l'autopsia, non abbiamo potuto stabilire se si tratta di una disgrazia o di suicidio. Ah, quella moneta. Chi può averla introdotta nel cadavere della ragazza? E perché? Non ci pensi, Monica. Vedrai, il commissario Kruger chiarirà tutto. Io me lo auguro. Ecco, io sono arrivata, abito qui. Sono ospite della signora Moran. Senta, se non sono curioso, come mai è tornata in questo paese? Sono venuta a visitare le tombe dei miei genitori. Non li ho mai conosciuti. Mi lasciarono una piccola rendita con la quale ho vissuto finora in collegio. La ringrazio, Monica. Lei è stata veramente coraggiosa. Grazie. Le auguro buonanotte, dottore. Buonanotte, Monica. Profanano i morti, dottore. Chi lo fa lo deve pagare con la vita. Si doveva sotterrare quella ragazza. Perché non l'hai fatto? Fermati! Dottore, il commissario è andato a Villa Grabs per una cosa urgente. È uscito un'ora fa, ha lasciato nella sua stanza un biglietto per lei. Non ha detto quando tornava. Non si torna mai da Villa Grabs. Come? Perché dici questo? Non l'ho detto. Non è vero, non si avvicini. Vada via, vada su, in camera sua, la cena è pronta. Thank you.
finestra! L'hai vista, Nadine? L'hai vista? Hot! Hot, è terribile! La nostra figlia è segnata, non c'è più speranza! Solo Ruth può fare qualcosa! Valla a chiamare! Fai presto! Presto! Mi stavi cercando, vero? Sentivo che avevate bisogno di me. Caro Esoe, il borgomastro Kerl mi ha rivelato cose che ritengo incredibili. Tuttavia mi reco a Villa Graps dalla baronessa per una doverosa verifica. Mi raggiunga appena può. Commissario Gower. Stai calma, Nadine. Non accadrà. La maledizione non ti toccherà. Fatti forte, non entrerà la morte. State lontani, non venite, non venite da Nadine. State lontani. State lontani. State lontani. Fare così, figlia mia. L'ho sentita, vi dico. Questo ti proteggerà. Non devi togliertelo mai. Ho finito. No, no, esca di qua. Non devono vederla. Ho assistito alla sua fattura.
perché ha esorcizzato quella ragazza. Lei può aiutarmi. Deve certo sapere molte cose di questo paese. Perché la gente ricorre alle sue pratiche magiche? Di che cosa hanno paura? Su questa gente incombe una terribile maledizione. Stia attento, anche lei è in pericolo. Irina Hollander è stata spinta alla morte. Da che cosa? Vada via, dottore. Sono cose che la scienza non può spiegare. Avverta subito il commissario. Faccia andare via anche lui, che sospenda l'inchiesta. Il commissario Kruger è a Villa Grapps per concludere gli interrogatori. È un uomo pratico e deciso, che non si lascia suggestionare dalla fantasia. Andrà in fondo alla faccenda. Dov'è questa villa? Voglio raggiungere il commissario. Non vada, dottore. Non vada là. Glielo consiglio. Tutti parlano con terrore di questa villa. È come se avessero paura anche di pronunciarne il nome. È una cosa che voglio chiarire. Villa Grapps è di là. Un momento. Neanche di questa moneta sa dirmi nulla. L'ho trovata oggi nel cuore di Irina Hollander. Speravo che lei mi aiutasse a capire. Le ho già detto che non so nulla. Vada pure se vuole. Ma è ancora in tempo per rinunciare. Grazie. Spero che ci vedremo ancora. Se mai tornerà da quella villa. Cosa c'è, Carl? Ancora un altro. È una catena mortale che non si spezzerà mai. A Villa Grapps c'è la morte. Sì, c'è la morte. E vi si potrà porre fine soltanto con la morte. Ma ora va, Carl. Bisogna far venire subito il carro. Lo sai, la terra deve ricoprirlo prima che spunti il sole e col suo peso abbracciarlo perché rimanga con lei per sempre.
Commissario Kruger! Cosa vuole? Mi scusi, cerco il signor Kruger, il commissario. Non c'è nessun commissario. Mi ha detto che veniva dalla baronessa Grabs. La baronessa Grabs sono io. E nessuno viene mai qui, sono sola in questa villa. Se ne vada. No, aspetti. Se ne vada, per il suo bene. Ciao. Come ti chiami? Melissa. Mi chiamo Melissa. Thank you.
Melissa! Melissa! Che succede? Ho avuto un incubo. Mi sono spaventata. Non resistevo più. Si calmi, lei è rimasta scossa dall'autopsia. Via da qui. Ha visto? Era il vento. No, no, non era il vento. È l'odio. È l'odio che la muove. Suona sempre così quando qualcuno deve morire. Da quando lei è morta dissanguata. Chi? Era una bambina di 7 anni. Si aggrappò alle corde di quella campana per chiedere aiuto. Si chiamava Melissa. Melissa. Sentite, la signorina alloggerà qui per questa notte. Fatele preparare una stanza. È rientrato il commissario Kruger. No, non l'ho visto. Marta! Eh? Marta, vai di sopra. Bisogna preparare una camera per la signorina. Subito. Paul,
Ha sentito cosa ha detto l'oste? Non è stato il vento che ha fatto suonare la campana. Monica, non si lasci suggestionare così. Questo paese non è come gli altri. Anche la chiesa è sconsacrata. In rovina. La gente sembra senza fede. No, è soltanto povera gente. In preda alla superstizione. Signorina, può salire. Buonanotte, Monica. Buonanotte, Paul. E grazie. Nadine! Nadine, che hai? Ma tu scotti, hai la febbre! No! Cosa no. Ti senti? Cosa vuole qui? Cosa vuole? Se ne vada, non sono affari suoi! Le sembra che non soffra abbastanza! No. Non la deve toccare! La lasci stare! Un cilicio! Ma che cosa avete fatto? Siete impazziti! Volete farla morire? Incoscienti! I vostri sortileggi sono assurdi! Queste ferite potrebbero ucciderla. Mia figlia morirà comunque. Nulla la può salvare. Stia zitto! Stia zitto! Stai tranquilla, Nadine. Adesso tutto passerà, vedrai. Non è nulla. Hanno scelto me. Hanno scelto me. Hanno scelto me. Lo so, non mi salverò. Lo so. È molto agitata, il polso è irregolare. Che facciamo? Ha bisogno di riposare, le darò un sedativo. Ho lasciato le mie valigie nella camera del commissario. Sì. Venga, Marta. Di a questo a Nadine quando si sveglia e mi raccomando, non più di 20 gocce. Va bene. Se avete bisogno di me, chiamatemi. Sì, grazie, dottore. Inoltre ritengo necessario mettere a verbale quanto il borgomastro Kerl ha detto a me, commissario Kroger, dopo molte reticenze. Secondo il borgomastro, il paese vive sotto l'incubo di una maledizione iniziata con la morte della piccola Melissa Grapps. Da allora, secondo le credenze di questa gente, Melissa ritorna ad aggirarsi tra i vivi. E ciò che sembra ancora più incredibile è che le persone alle quali appare muoiono in circostanze misteriose che i contadini ritengono soprannaturali.
Su, facciamo presto, non perdiamo tempo. Cimitero, ci sono delle luci. Cosa può essere? Sì, ho visto anch'io. Potrebbe essere il commissario Kruger. Forse ha scoperto qualcosa. No, no, non vada là, Paul. È improbabile che sia il commissario Kruger. Che cosa può fare laggiù di notte? Non lo so. Però voglio vederci chiaro. Thank you.
Il borgomastro abita qui. Carl! Signor Carl! Sì, sono qui. Entri pure. Venga, dottore. Sapevo che sarebbe venuto. Ho trovato il corpo del commissario Kruger al cimitero. Lo so, ce l'ho fatto portare io. È morto con un colpo di pistola alla tempia. Non mi parli con questo tono. Non ho detto che l'ho ucciso io. Un'altra vittima delle forze demoniache, vero? E magari aveva anche lui una moneta nel cuore. Sì. Per impedire che il suo spirito rispondesse al richiamo di Melissa. Capisco che possa sembrare impossibile a un uomo di scienza come lei. Ho letto quello che ha riferito al commissario Kruger. Non penserà che io possa credere a queste leggende. Anch'io non ci credevo. Non si tratta di leggenda, ma di una orribile realtà. E in questi ultimi anni più di 10 persone sono state spinte alla morte. Tutta gente sana, spensierata, senza nemici. Siamo tutti in pericolo qui. Mi ascolti, Esway, se ne vada al più presto. Anche lei, signorina, se ne vada. Non avrebbe mai dovuto venire in questo paese. Sono nata qui e qui riposano i corpi dei miei genitori. Le tombe sulle quali lei ha portato i fiori non sono quelle dei suoi genitori. Gli Shuftan non hanno mai avuto figli. No. Non è possibile. Non è vero. Questa è un'altra assurda invenzione. Ho la prova di quanto ho detto. Gli Shuftan mi hanno lasciato una busta sigillata da consegnarle nel caso lei fosse tornata. Io l'ho custodita gelosamente. Gli Shuftan erano domestici a Villa Grabs. Il suo destino, Monica, come il nostro, è legato a quella villa. Ora vi porterò quella busta. Si ricordi, dottore, la verità che lei cerca si trova a Villa Grabs. Lei pensa che ci sia qualcosa di vero? No.
Mi apra! Mi apra! Tutti, Paul, tutti. Smettila! Aiuto. Aiuto. Dobbiamo chiamare qualcuno. Vieni. Uscite! Il borgomastro è morto, vigliacchi! Siete dei vigliacchi, vi farete ammazzare tutti! Mai nessuno ci verrà in aiuto! Hanno paura! Andiamo! Vattene, assassino! Hai ucciso mia figlia Nadine, non ti basta! Vattene! Vattene! Maledetto! È colpa tua se mia figlia è morta! Via! Vattene o t'ammazzo! Vieni! Se già sapessi di trovarvi questo passaggio, ho la sensazione di esserci già stata. Paul, io non sono mai stata qui, eppure questo posto mi sembra di averlo già visto. Siamo chiusi dentro, è scattata la serratura. È impossibile aprirlo. Cerchiamo un'altra uscita. Thank you.
deve essere la cripta della famiglia Grabs. Grabs. Forse si può uscire di qua. No, no, non è possibile. C'è un baratro qui sotto. Melissa, la mia bambina, mia figlia. Perché siete venuti qui? Non dovevate disturbare la pace della mia piccola. Perché? Baronessa, in paese succedono cose spaventose. Il paese ha ciò che si merita. Ti hanno sempre odiato, a noi della famiglia Grabs. Hanno lasciato morire la mia bambina. 20 anni fa. Il paese era in festa, tutti ubriachi. Uno di loro la investì col cavallo. Lei chiamò a lungo, disperatamente. Ma nessuno l'aiutò. Temevano di essere incolpati. E morì dissanguata. Maledetti. Venite, venite, prego, venite. Venite. Vengo nella sua stanza tutte le sere. Ecco, è qui che giocava. Era piena di vita, felice, sempre spensierata. E piaceva specchiarsi. Ma non arrivava. E doveva alzarsi sulla punta dei piedini. Era la sua preferita. Tutto è rimasto come lei lo lasciò, con le sue bambole. Ne aveva molte. Melissa! Melissa! Paul! Thank you.
è ripreso, dottor Hathaway. È stato fortunato. L'ho trovata nel parco appena in tempo. Delirava. Stava andando verso la morte anche lei. La moneta d'argento. Ormai non posso fare altro per il mio Carl. L'argento nel cuore gli darà il riposo eterno. Ho lottato con tutte le mie forze per impedire che morisse. Ho temuto questo momento giorno per giorno. Ti ho amato tanto. Senza di te la mia vita non ha più scopo. Ti vendicherò, Carl. Andrò a Villa Grapps, anche se mi costerà la vita. E Monica? Dov'è Monica? Per Monica non c'è più speranza ormai. È la sorella di Melissa, la seconda figlia della baronessa Grapps. Sì, Monica, tu sei la mia bambina. Sapevo che saresti tornata a me. Aspetta. I Shurtan erano miei servi. Sono stata io a mantenerti in collegio. Se lei è veramente mia madre, perché avrebbe fatto questo? Beh, per allontanarti dalla villa. Temevo per la tua vita. Sei tu, Monica. Avevi 2 anni. L'altra è Melissa, tua sorella. Dopo la disgrazia di Melissa, morirono tutti qua dentro, vittime del suo odio. Melissa non può odiare, è cenere ormai. No. No, l'hai vista, è ancora qui. Si serve di me per tornare fra i vivi. Io sono una medium inconscia, in possesso di poteri soprannaturali, che io stessa non posso controllare. E di queste forze irresistibili, io sono la vittima. È da me che traggono la forza per sopravvivere. Lo so che portano il male, ma non sono capace di far nulla per fermarli. Sono la loro schiava. Mi costringono sempre a chiamarli. No, 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 tutto questo è assurdo, irreale. Devo trovare Paul, la prego, mi aiuti. Pensa a te. Va via. Ecco, stanno venendo. Mi sento. Oh. Lasciamo queste ville. Io non posso, Monica. Va via. Vattene, ti ho detto. E te? Melissa ti sta aspettando da 20 anni. Vattene! Vattene! Thank you.
Melissa. Basta! Baronessa Grabs, hai finito di uccidere. Finalmente ho deciso. Sono venuta per mettere fine alla maledizione. Ruth, stai sfidando il tuo destino. Perché è scritto che morirai in questa casa. Nulla ha più importanza per me. Metterò fine alla maledizione. Non hai poteri su di loro. Morrai anche tu. Devo vendicare Kerl. Tu non avresti dovuto colpirlo. È venuta la tua ora. La pagherai. Per lui e per tutte le altre vittime innocenti. Sei tu la causa di tutto. Tu che chiami trapassati per placare l'odio feroce che ti alimenta da quando morì tua figlia. No, no, sono loro. Non è colpa mia. Sono loro che mi costringono. Non è colpa mia. Sono loro che mi costringono. No. Hai evocato Melissa con la tua forza medianica per invasare e spingere alla morte la gente del paese. La loro volontà era annullata e non riuscivano a resisterti, poveretti. Ma ora il tuo potere malefico sta per finire. Finire? Sei un'assassina! Vuoi uccidere anche tua figlia Monica? Sì, odio anche lei. Gli Shurton me la rapirono fuggendo per il passaggio sotterraneo. Non volevano che Melissa li raggiungesse. Vi odio tutti. Morirete. Ubbidirete tutti alla mia volontà. Tutti! Monica! Monica! È finito. La catena delle morti è finalmente spezzata.